sento un vuoto che devo colmare. Passa al lato oscuro della forza. Ti sento nella mia testa? Finché ti entro in testa, va bene. Che cosa avrà voluto dire? Io sono... Lo sta per dire veramente? Un tuo grande fan, mi fai l'autografo? Ma certo, ci mancherebbe. Una foto per mio nipote? È tanto un caro ragazzo. Certo, però poi tu usi la forza per aiutarmi. Selfie! Selfie! Usa la forza e fammi comprare un gran manga. Tanta roba. E ora parliamo di che cos'è Master Mosquito. È un manga della Magic Press composto e finito in 4 volumi. Numero 1, numero 2, numero 3 e numero 4. Come sapete, amo le copertine colorate. Anni 20, la nostra protagonista decide di andare a risvegliare il più forte dei vampiri, Alucard von Mosquito. Dove ho già sentito il nome Alucard? Alucard de Dracula. Alucard è l'anagramma di Dracula. Per risvegliarlo, la ragazza dovrà usare solo una goccia del suo sangue. Ma la domanda che vi starete ponendo e che mi sono posta anch'io dopo poche pagine del manga è: perché andare a risvegliare il vampiro più forte di tutti? Perché la giovane Inaho, la protagonista, ha 17 anni e non vuole arrivare a 18. Detto così sembra che voglia suicidarsi, e invece no, è esattamente il contrario. Ha bisogno di Master Mosquito per cercare l'O-Parte, un artefatto in grado di donare l'immortalità. E anche la giovinezza eterna. Qual è il problema? Che non saranno gli unici a cercarlo. Tra demoni, mostri e una voce che nel primo volume parla di alieni che stanno cercando di mietere l'umanità. Un po' come nel film Jupiter. Di materiale ce ne sarà tanto, tanto, tanto. La storia generale del manga si può dividere quasi in due. Prima il numero 1, una storia quasi autoconclusiva per conoscere il mondo di Akaori e Negishi. Mentre nella seconda parte prende una piga quasi più matura. Passiamo dalla ricerca dell'O-Parte per cercare l'immortalità alla ricerca dell'artefatto per puri scopi economici, la ricchezza. Visto che ha il potere di creare cose dove non ce n'è, creare la materia dal nulla, l'uomo la chiama alchimia. Insomma, consigliato ai fan che seguivano la serie su MTV, l'anime ai tempi dell'anime su MTV, e ai fan del genere vampiresco. Anche per questo parliamo di manga e tutto, e al prossimo video... Iscriviti al canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook. Perfetto.